Safe Space Center di Cape Canaveral. Kennedy. Importante città albanese. Durazzo. Si medica quando ci tagliamo? Ferita. Sì. Strappare erba a morsi? Brucare. Giusto? Al mercato ce ne sono tante? Baracche. No? Baracopoli. No? Baccarelle. Neppure uno? Nessuno. Sì. Nel bowling si cerca di farlo cadere? Grillo. Sì. Scommettemmo all'indicativo presente? Scommettiamo. Commettiamo. Tifosi e giocatori della Juventus? Bianconeri. Giusto. Imperatore, sovrano? Sì, mi sono riappigliato. Ciao di nuovo. Ciao, grazie. Ha chiesto la boccia. Non è vero. Questo è il merito. 1000 euro. Ha sempre considerato educato lo sciampere.
il respiro. Schioccare le dita. Trattenere il respiro. Trattenere il respiro. È la risposta esatta. Brava Daniela. Vabbè, è un po' facile. Perché l'odore del nostro fiato umido è percepito dalle api come quello di un predatore e le spinge ad attaccarci. Quindi meglio trattenere il respiro sperando che sia male. Daniela, vediamo, vai a 70.000 euro, parità tra Daniela e Daniela. Curiosità, curiosità. Perché sei tantissimo. Valore di questa domanda, 40.000 euro. Quale elemento del presepe non compare nel racconto dei Vangeli canonici? Pecore con i pastori, grotta con uova ed asinello, stella che guida i magi, angelo che annuncia la nascita. Grotta con bue e asinello? Nei Vangeli si parla di una mangiatoia, ma non si fa mai riferimento né alla grotta né al bue e all'asinello. Risposta esatta! Brava Daniela! Ti sei parlato nel testo che sto scrivendo. Quindi direttamente in testa, ciao. E mando la prossima domanda. No. Spettacolo. Spettacolo vale 30.000 euro. Ma non si può dire. Lo scorso mese di ottobre, cosa ha fatto Scarlett Johansson per alcuni fortunati fan parigini? Controllato biglietti al Louvre? Servito popcorn? Illustrato percorso turistico? O distribuito pane fresco? Controllato biglietti al Louvre? No. Questa volta non sei sulla buona strada. Il gioco torna a Enzo. Distribuito pane fresco? Neanche. Allora, mio tipo di attimo. Illustrato un percorso turistico. No. Instagram, esatto, quindi Daniela. Popcorn. Insieme al marito, la star ha aperto a Parigi un negozietto di popcorn e per una serie di persone ai clienti dietro al bancone. Ovviamente si è bloccato il traffico, inutile dirlo. Daniela, con questa risposta vai a 140.000 euro. Puoi chiamare l'ultima domanda. Storia. Storia che vale 10.000 euro. Nella preparazione del Christmas pudding, cosa si fa in onore del viaggio dei magi? Si usano 13 ingredienti, si mescola da est a ovest, ci si mette dentro una moneta, si decora con una stella. Ci si mette dentro una moneta. Beh, è di buon auspicio, ma non ricorda i magi, quindi è vero, ma non è la risposta esatta. Enzo? Si mescola da est a ovest. Il Christmas pudding, dolce natalizio anglosassone per eccellenza, va mescolato da tutti i membri della famiglia con un cucchiaio di legno, girando da est ad ovest in onore del viaggio compiuto dai magi che arrivarono a Betlemme da oriente. Bravo Enzo! Chiudi con un'impennata, ma non basta recuperare, non basta, per cui ti dobbiamo salutare Enzo, grazie per aver girato la giornata, a tua salute, a te e alla tua famiglia, tra poco grande finale con la campionessa Daniela ed Eleonora, adesso linea ai titoli del TG1, vi aspettiamo tra poco qui. A salute di te, peccato. Buonasera a tutti. Ma guarda, firmata la tregua in Siria sia dai ribelli che da Assad. Ma non ha saputo un po' di russo per la stessa. A proposito. Ma sta leggendo la guaglia.